Ciao, sono Rosalba del canale Il Bandolo Intrecciato, ben trovato. Oggi prepariamo delle melanzane al forno, facciamo ben tre ricette che vedranno come protagonista le melanzane al forno. Come prima cosa prendiamo le melanzane, le laviamo, togliamo l'estremità e le tagliamo a metà. Io ho preso queste melanzane lunghe, ma vanno bene qualsiasi tipo di melanzane. Come vedete, le sto incidendo con il coltello e vado ben a fondo nella polpa. In questo video ho preparato 6 melanzane, ma potete prepararne anche di più o di meno. Una volta che sono tutte pronte, le metto in una teglia foderata da carta da forno. Le cospargo con sale. Le massaggio per bene e ci metto sopra un bel filo d'olio. Dopo aver messo il sale, se hai tempo, lasciale 10 minuti così a riposare e poi le tamponi con un foglio di carta da forno, così toglierai il liquido che ne uscirà, che sarà un po' amarognolo. Vi do un piccolo consiglio: quando accendo il forno io uso anche cuocere altre verdure, quindi ho preparato dei peperoni, sempre olio e sale, e delle zucchine così a rondelle, ma potete anche preparare patate, pomodori, insomma sfruttare un'unica cottura per preparare più verdure che userete durante la settimana. Quindi le condisco solo con olio e sale per mantenerle più semplici possibile e le vado a infornare a forno già caldo a 180 gradi e terrò le melanzane per una ventina di minuti, mentre le zucchine e i peperoni per una quarantina di minuti circa. Le verdure così preparate le potrò utilizzare per diverse ricette. Infatti oggi andiamo a vedere tre ricette con le melanzane cotte al forno. Quindi le useremo semplici come contorno, oppure faremo delle polpettine o ancora un piatto completo con un couscous e lenticchie. Possiamo usarle inoltre per fare un bel sughetto di pomodorini freschi e basilico per la nostra pasta. Ma cominciamo dalla prima ricettina. Le melanzane al forno sono ottime mangiate così, ma anche accompagnate da un bel pesto, quindi andiamo a vedere come lo faccio. In un tritatutto ho messo delle foglie di basilico, un paio di manciatine di mandorle, se volete potete anche tostarle, mezzo cucchiaino di sale e un bel cucchiaio abbondante di olio. Vado ad aggiungere il lievito alimentare in scaglie. Questo si usa per dare un po' di sapore al composto, al posto del parmigiano per capirci. Ne ho messi un paio di cucchiaini abbondante. Ho tritato per qualche secondo ed ecco qui la consistenza. Un piccolo trucchetto per non far ossidare il pesto è aggiungere 2 goccine di limone e se lo volete più morbido potete aggiungere qualche goccia di latte vegetale. Quindi vado a comporre il mio piatto con dei pomodorini e il mio pesto, così tanto per dare un po' di colore. Questo pesto lo ritroveremo anche in un'altra ricetta, quindi se volete, anche questa può essere una meal prep, preparare un po' di pesto da usare durante la settimana. Bene, prima di passare alla seconda ricettina andiamo a sistemare zucchine e peperoni. Li mettiamo in barattoli di vetro, dove poi li possiamo conservare in frigorifero per 4-5 giorni. Una parte però li useremo in un'altra ricetta, quindi segui bene il video. Una volta sistemati tutti i peperoni, andiamo a sistemare anche le zucchine, li mettiamo nei barattolini e chiudiamo bene con un coperchio ermetico. E come vi ho detto prima, in frigorifero. Mi raccomando, la verdura deve essere già bella fredda. Ora passiamo alla seconda ricetta, polpette di melanzane. Questa non è proprio la vera ricetta perché le melanzane vanno bollite, ma in questo caso vi faccio vedere che sono ottime anche con le melanzane già cotte al forno e può essere anche una bella idea per riciclare delle melanzane che ci sono avanzate. Quindi come avete visto ho fatto a dadolini la melanzana, ma potete anche usare un mix per fare un composto più fine.
Ho usato un cucchiaio di olio, ho messo un paio di cucchiai di lievito in scaglie. Questo non è un lievito attivo, quindi fa benissimo ed è buonissimo. Ed ecco qui il pesto, come vi ho detto prima, ecco dove lo vado a utilizzare. Siccome ho fatto un pesto un po' grossolano, le mandorle che ci sono all'interno daranno un po' di croccantezza alle mie polpettine. E per rendere la ricetta top, potete aggiungere al composto dei legumi frullati, ceci, fagioli, ci staranno benissimo e daranno quel tocco in più. Quindi aggiungo il pangrattato fino ad ottenere la consistenza che più mi piace e poi vado a formare le mie polpettine. Quindi preparo una teglia foderata con carta da forno e un piattino dove ho messo del pangrattato. Quindi vado a prendere il mio composto a cucchiaiate e vado a formare la mia pallina, la mia polpettina, che poi schiaccerò per bene con le mani e passerò nel pangrattato. Queste polpettine sono ottime se fritte, ma anche fatte al forno hanno il loro perché. Puoi usare queste polpettine per un antipasto, un finger food, puoi mangiarle sia calde che fredde. Io devo dire che preferisco fredde. Le polpettine poi le vado ad accompagnare con un po' di insalata e una bella insalata di fagioli rossi conditi con mais e proprio qui metteremo le zucchine e i peperoni che abbiamo già preparato. Quindi vado a mettere le mie polpettine in forno per un 15 minuti circa a 180 gradi con il forno già caldo. E voilà, anche questa è una super ricettina golosissima. Ma ora passiamo alla terza ricettina, un piatto completo couscous, lenticchie e melanzane. Questo piatto sarà super profumato, infatti abbiamo del basilico, della menta, dell'origano, le nostre melanzane, carote e sedano per il soffritto, couscous e lenticchie. Come prima cosa mettiamo a scaldare l'acqua che sarà allo stesso volume del couscous, quindi una parte di couscous e una parte di acqua. Vado a mettere a scaldare l'acqua e continuo la mia ricettina. Preparo come prima cosa le mie erbette. Vado a tritare le mie erbette con la mezzaluna e poi mi occupo di tritare anche l'aglio. Ma se non ti piace trovare l'aglio in mezzo alla ricettina, allora tienilo intero. Ora l'acqua, come vedete, quasi bolle, quindi ci vado a buttare il mio couscous. Lo giro un attimino in questo modo. E poi lo copro con il coperchio. Ovviamente spengo il fuoco. E lo lascio così riposare per 5 minuti. Nel frattempo vado a preparare il mio soffritto. Quindi metto olio d'oliva, accendo il fuoco, lascio scaldare giusto qualche secondo l'olio e poi vado a mettere il mio origano, che così sprigionerà tutto il suo profumo scaldandosi. Vado ad aggiungere la carota e il sedano che farò soffriggere proprio appena appena. E poi aggiungo il mio spicchio d'aglio tritato o se volete lo lasciamo intero. Giro per bene e poi mi occupo delle mie melanzane. Bene, con un cucchiaio vado a prelevare la polpa dalla mia melanzana. Se volete potete anche lasciarla così com'è e farla a dadolini, come abbiamo fatto prima per le melanzane. Stesso discorso vale per le polpettine, se invece non volete la buccia, in quel caso potete fare questa operazione per avere un composto più liscio. Bene, ora che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, andiamo a comporre il nostro piatto. Quindi mettiamo nel nostro soffritto le lenticchie e aggiungiamo la polpa di melanzane. Andiamo poi a mettere le nostre erbette tritate, che
che daranno quel profumo meraviglioso a questo piatto. E mescoliamo il tutto per bene. Ora non ci resta che preparare il nostro couscous. Lo dobbiamo sgranare e come facciamo? Così, con una forchettina. Semplicemente raschiamo la superficie del couscous fino ad andarlo a sgranare completamente. Una volta che il couscous è pronto, lo andiamo a mettere nella nostra pentola. Ecco qui. Il fuoco è ancora acceso, quindi lo mandiamo ancora per un minutino e giriamo così per bene. Ho deciso di comporre questo couscous come se fosse una Buddha Bowls, quindi ho messo tutto in una ciotola e poi l'ho decorata con della verdura fresca, un po' di basilico, se volete un goccio d'olio e un po' di semini. Quindi abbiamo fatto tante preparazioni oggi, un po' di meal prep, possiamo conservare peperoni e zucchine. Ma anche il couscous si può conservare un paio di giorni, le melanzane e anche queste polpettine che vengono completate da una buonissima insalata di fagioli rossi e mais. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia in qualche modo utile. Lasciatemelo detto in un commento e lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Cliccate sulla campanellina. Ciao, alla prossima ricettina!